Quindi, dove andiamo? Da fuori il posto sembrava enorme. Deve esserci un centro di controllo. Di comando. O come la chiama l'UIR. Il controllo missione è preciso. E continuate così, è vicino. Sotto. Non so, ora succede qualcosa anche io. Dovevamo guardare anche qua, là sopra, quando viene giù, perché non c'è qualcosa. Qua c'è un'altra cosa da fare, attenzione. Io direi che potremmo anche potenziare quella abilità nuova. Che penso che ormai le abbiamo già raggiunte tutte. Questo perché è bloccato? Perché devono essere tutte fatte. Prossimo potenziamo questo qua. Ok. Ci saranno ancora più corpi sotto questa sabbia. Ora sì che siamo allegri. Sai cosa fare? Deve essere qui. Serve un po' di luce. Qui c'è sicuro qualcosa. Beh, adesso vado. Munizioni. Per una borsa. Che c'è dall'altra parte del vetro? Ando io. Ci funzionano. E direi che abbiamo trovato l'hangar dei razzi. Forse wow. Mi servono degli occhiali nuovi, non vedo razzi. Vado, bene. L'hangar è vuoto. Merda. Se il razzo è stato spostato, ci deve essere una registrazione. Entrate nel sistema da una porta d'accesso. Vediamo se Jack riesce a bypassare quel virus. Bene, Jack, vediamo i registri. Io ci ho voto praticamente sto gioco. Ok, Jack mi ha collegato al mainframe. Oh, è del malware davvero ostile. Adattivo. Se mi sentiete. Niente panico, ci pensa Jack. Vero, amico? Nessun virus ferma Jack. Arrivano i dati. Vado, suppongo tu riesca a leggerli. Sì, ma diversi sono criptati. Ok, l'ogiva del razzo è vicina. Ora alla camera d'assemblaggio dall'altra parte dell'hangar. Ogiva? E il razzo? I satelliti del martello fanno parte dell'ogiva. Pensate a quello. Noi cerchiamo la posizione del razzo. Ricevuto. Delta, chiudo. Bene, troviamo quei satelliti. Asa, tu sei un Vasgari. Potevi leggere quei file? No, sono nato a Nuova Epira. I miei genitori non mi parlavano nemmeno Vasgari. Non volevano che sembrassimo diversi. C'è qualcosa là sotto. Ok, e ora? Portiamo quell'affare piattaformoso di qua. Si chiama Ramp. C'è qualcosa. È così allora. Lampeggiamo sti cazzi. Secondo me c'è ancora. Ci sono dei cosi di RL.
per il robot. Granate incendiarie. Tieni per il cerco. Quello è quello che se tu spari esplode. Che più in giro si va, minchia, direi, perché minchia da esplorare tutta sta roba. Impazzisci. Non c'è modo di attraversare l'hangar da qui sotto. Dobbiamo salire. Ehi, lì dietro, con questo dovremmo farcela. Jack, porta qui. C'è un ascensore, ma non ha pulsante. Sarà stata una misura di sicurezza. Finalmente qualcosa che so guidare. Forza ragazzi, tutti a bordo. Chiuso da un lato, io da là. La porta per i satelliti è qui dietro. Cioè, devo che andare. Di qua per i satelliti. Dammi una mano. Ci sono satelliti qui. Cerchiamo ancora. Paddock, sono curioso. Quanto è durato il vostro assedio a questo posto? 3 giorni. Abbiamo attaccato quando il premier Deschenko si è seduto con il vostro presidente per discutere l'armistizio. Ci avete colpiti con il martello per primi. Pensavamo fosse giusto contraccambiare. Ok. Wow. Ok. Questo è tipo, sembra quello della navicella.
Chiudiamo! Li abbiamo fatti secchi. Ora, diamoci una mossa. Paduk, Berg, ci siamo imbattuti nello sciame, ma ora va tutto bene. E poi, Paduk, i COG che vi hanno martellati 50 anni fa, non siamo. Se lanciate quei satelliti, sarete condannati a ripetere gli stessi errori. Che dice la recluta? Tu me la spiega a chi gli è venuto in mente di mettere la sega, sega sulla cazzo di arma? Che genio del male è? È stupendo. Tu se le aprivi solo così? Dammi una mano prima che Paduk parli ancora. Ho sentito. Come ci comportiamo? Ci hanno visto! Ce l'hai messo di tempo! Andiamo a cercare quei satelliti. Scusi. Ciao. Hai seguito prima? Non è io, ho sparato. Non è tu? Ah, non ci sono, mi senti bastardo. Scusi, lei, bastardo. Io ho sparato quando era morto. Yeah!
vicino alla porta! Guarda come cazzo. Ok, eliminati. Di nuovo. Andiamo. Guarda, deve essere stata una battaglia feroce. È così. Paddock è combattuto per lanciare il martello. Ma adesso dici che sia un errore. Che intende? Fate guadagnare del tempo, ma alla fine vinceranno loro, lo sapete anche voi. No, non credo. Qualcuno ha saldato questa porta. È la porta per te. Jack, sfonda quella là. Ok. Di qua c'hanno munizioni, roba. Sì, ma... c'è un motivo, c'è anche il mitragliere. Siamo. Va bene, prepariamoci, arrivano! Arrivo! Eccolo lì. Merda, pustole! Non farli avvicinare! Che è riuscito ad aprire la porta. Bel lavoro. Guarda, guarda qua la trappola del cazzo che non si è attivata. Che io l'ho lanciato apposta. Pensavo che se i miei fossero rimasti a Vasgar, mio padre poteva essere qui a combattere gli uomini di Padu. Tu, Vasgari, cosa faceva tuo padre? Era un chirurgo. Allora buon per lui, abbiamo ucciso ogni medico catturato. Possiamo spegnerlo? Wow, perché hanno fatto davvero un puttanaio qua. Bene, la sala è per di qua. Andiamo. Ah, ecco. Intatto proprio. Eccoci, abbiamo trovato oggi. Ma mancano i sorelli. Aspetta, vedo gli altri da entrambi i lati della sala.
Saliamo sulla rampa. Li caricheremo uno alla volta. Buona idea. Guido io. Jack, prendi. Lo sposta Jack, è vero? Lascia. Avvicina la rampa, Jack. Come l'ultimo. Quale piattaforma per prima? Chiamami. Quante scelte. Bene, allora si parte. Problemi, amico? No, devo prenderci l'altro. Quindi quando cade le cucine interessa il martello dell'arma. C'è lui, da giudicare. Ha provato anche lui a lanciarlo. Mettiamo quel coso nell'ogiva. Proviamoci. Il satellite si muove. Lontani dalle rotaie, gente. Si è bloccato. Forse serve una spinta. Ok, forse più di una spinta. Lascia la piattaforma e il nostro satellite è finalmente sull'ogiva. È un che fa un danno della poi portiamo la rampa sull'altro lato. Ci penso io. Minchia. Mia forever. Bene, andiamo. Tenetevi forte, forse si balla. Molto male, cazzo, sta roba. E se Paduk avesse ragione sui satelliti? No, sciame all'altra piattaforma! Siamo bersagli qui! Vai, più su! Ok. Oh, merda! Questo è l'opposto di più su! Ne sono consapevole. Ecco, ecco! Non dobbiamo fermarci! Faccio del mio meglio! Del cazzo. Bastione a terra.
barcata! Lo so, è come fare un parcheggio parallelo con una barca a vela! No, fatti il tempo! Oh, no, no, no. Mi prendi in giro! Ehi, hey, tu vuoi del sendete? Tirerò il fuoco dalla rampa! Basta, sono scesi, portaci via! Ecco! Ehi, hey, liberiamo la piattaforma! Certo! Kate, Bell, droni dalla parte più lontana! Diamoci da fare. Ok. Oh, oh no! Stormi! 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 Forza! Benissimo. No comment. Penso che stacco dopo questo. Finisco il capitolo e poi stacco. Sì, domani sì, lo continuo. Continuo la sera. Ecco. Attenti alla testa, satellite numero 2. Tutti i satelliti al sicuro. Si torna sulla rampa. Torniamo all'hangar. Non si va da nessuna parte se non apriamo quella grossa porta rotonda. Beh, c'è una piattaforma lassù. Andiamoci. Mi hai letto nel pensiero. Tutti a bordo!
Andiamo lassù. Ok, e se Fabio c'ha ragione, rilanciare i satelliti è inutile. Ha ragione, è pericoloso, credo. Adesso lo capisco. Non lanciare questi satelliti. Sì, un mondo in fiamme è preferibile al mondo che vorrebbero. Riportiamo questo coso all'hangar. Penseremo dopo a tutto il resto. Proviamo. Ragazzi, prendiamo il passaggio. Aprendo la porta si è avviata una sequenza automatizzata. Allora faremo la guardia. Ah, proprio ora che iniziamo a prenderci la mano. Saliamo le scale. Non possiamo perdere quello Giva. Eccola, seguiamola. Attenti, sotto di noi. Io che gli ho impedito di lanciarla. Comunque questo sono stato io che gli ho impedito di lanciarla e tipo li ho ritardato ed è esploso malissimo. Ci stanno delle munizioni qua. Sì, lo so, che stavo guardando dietro che c'era un altro caricatore per terra. Senzucchia. Passiamo da qui. Eccola, teniamo il passo. Paduk, Bert, stiamo scortando i satelliti nell'hangar. Bene, stiamo ancora decrittando file, ma facciamo progressi. Andate allo skiff, presto troveremo il razzo. Bene, stiamo arrivando. Ormai basta, è un gioco morto se non li bannano tutti, Bene,
Tornati all'hangar, troviamo il modo di uscire. Fanculo, pensavo che era qualcosa. C'è qualcosa illuminato. Oh, guardalo qua. Dall'altro lato. Arriva. Sto recuperando un'altra cosa, un treno. Sono al sicuro. Per andarcene da qui dovremmo andare dall'altra parte. Se si prende bene in tre o in due non ci scappano. Io non passarmi a certi livelli di nappismo mi sparo. Se no altrimenti si può pensare nel potenziale questi qua. Tante cose, sono navi, restano navi. Non è la strada per tornare di là, dobbiamo scendere. Spieghiazzi, io voglio vedere cosa c'è qua. Munizioni, c'era, sott'otto. Ok. Livello 20 che si fanno 14 kg e poi ci troviamo livelli 100 che non sanno cos'è un RT. La pistolina. Sì, lo so. Che ti devo dire che sì. Qui è tutto a posto. Troppo... Kate, voglio che tu lo sappia. Il martello funzioni o no, sono contento che siamo qui. Sì, se non riusciamo ad avviare il martello, non importerà se sei qui o no. Abbiamo il modo di laggiù, arrivano! Madonna!
Che diavolo è quello? C'è un carrier! E non è solo! Indietro, indietro! Dividiamoci! Non facciamoci circondare! Continuate a sparare! Ma ogni carrier esplode in quel modo. Sì, è così. La via d'uscita è sopra. Direi di salire. Questa è la competizione. Lo so. Cara bella, fa tutta rispondere. Jack, apri le porte. Ascensore, di qua. Salite. Non rompere le palle, io salgo quando voglio. Io non mi guardo intorno. Dopo salgo. Immaginava che costruire un razzo era così difficile. Scienziato pazzo. E chiunque abbia mai detto non è uno scienziato pazzo. Pensavi bastasse premere un bottone con scritto lancio? Oh, ok, capisco, sì. Prenditela con quello bello e fagliela pagare. Siamo di nuovo dall'altra parte e per la cronaca sono io quello bello, ok? Paduk, siamo quasi fuori. Aggiornamenti sul razzo? Sì, è su una piattaforma girevole ad est, oltre il mare di Dune. C'è un ponte ferroviario, ma non preoccupatevi, la mia gente lo alzerà per voi. Dunque, nel deserto trovate le rotaie e saprete di essere sulla strada giusta. Ricevuto. Bene, andiamo allo schifo. E pensare che ho sempre creduto di essere io quello bello. Oh, buon Dio. Che su è? Sì, lo so, ma c'è anche un bagaglio. Guardalo. Ma che cazzo fa? Perché cammina così piano? She's Miriam, Miriam, no more. Ho capito, ma io perché? Okay, è solo su sto punto. Noi non abbiamo niente da fare. Punto. Però. Perché poi guarda. Allora, vai dietro, voglio vedere. Guarda, non si vede sul mio. No, tanto si vede come se camminasse normale. Sono lì. E manca solo che faccia così. Davvero? Che cosa normale. Ok. Si piazzano questi giochi poco bagagli. E non la gente che ti... No, sorry. Non mi ha detto niente. Guardalo, un'altra volta. Dai. Guarda. E va bene. Usciamo di nuovo con lo schifo, allora. Ehi, Padu, ci sei ancora? Ho una domanda per te. No, sono in pausa pranzo, ma certo che sono ancora qui. Ok, cosa vi ha impedito di lanciare il martello? I soliti problemi che affrontano 200 patrioti intenti a sconfiggere 3000 codardi. Sai che avreste potuto accettare l'armistizio e risparmiare un sacco di vite. Ti rispondo con un proverbio gorasni. Una guerra giusta è meglio di una pace ingiusta. Quindi, quanti proverbi gorasni giustificano la guerra? La maggior parte.
ci sono già passato. Avevo trovato un coso. Bene, andiamo. Dicendo, pensi che i tuoi non riescano a tirarlo su? No, ci penseranno loro, ma quel ponte è rugginoso e... Quando ci siete sotto, passate alla svelta. Ricevuto. Bene, l'avete sentito. Andiamo al ponte. Allora, questo Padu, come lo conosce, Bay? Pare che abbia servito nei COG per un po'. Quello era un COG. Quando? Non è chiaro, non sembravano entusiasti di parlarne. Mi sa che mi prendo GTA 5 dopo... Non mi dici. Mi fa... scrive... Mi sa che mi prendo GTA 5 dopo sì che lo uso i cheat, non i glitch. Purtroppo i profili moddati su GTA ormai sono solo per console con la PS4. Per Xbox è in cura. Questa la lascio qui. Non ne ho visti. Penso io alla navigazione. Forza, passiamo il ponte e arriviamo a quella piattaforma. Senti qualche connessione che so con questo posto? Nah, sono felice che i miei genitori siano rinsaviti e se ne siano andati. Insomma, crescere nel deserto togliendosi vespe della sabbia dalle scarpe? No, grazie. Lo sapete che qui una volta era quasi tutto litorale? Molto prima che io nascessi, amico. Il ponte, chissà se i nomadi lo sollevano. Ci siamo! Beh, ancora non l'hanno fatto cadere, va bene, no? E siamo passati, verso la piattaforma! Il nostro treno punta nella direzione sbagliata. Beh, è una piattaforma girevole. Entriamo. Prendi l'altro lato.
Come si accende questa cosa? Primo troviamo una sala controllo. Mi metti il nano cazzoso che diceva scarsa. Quando volete. Ci hanno visti! Sapete che fare, Delta! Delta, l'ascensore è un Scion! Si accende questa cosa? Primo troviamo una sala controllo. Delta, l'ascensore è un Scion! Qualcuno mi aiuti! Sei accecata completamente, non è uomo su. Io fatto, me l'hanno tirata. No. No. Beh, potrebbe capitare. Che rimbalza male, cioè potrebbe starci. Accecante in arrivo! Attenzione, è una flashback! Perfetto! Un altro Scion! Granata in arrivo! Granata in arrivo! Sorvegliate!
Ottimo, ora dobbiamo solo riportarlo nell'angolo. Oh, mi sa che quel treno è un passo avanti a noi. Merda. Possiamo raggiungerlo con lo skiff. Prendi quel salvo!
Ok, marchettiamo lo sparo. Quella grossa morsa, così verrà giù. Oh sì, forza, torniamocene allo skiff. Non scappate per i malvagi, gente, stame! Forza Delta, passiamoli! Eliminato! A posto qui!